contro stanza fredda. Che entri il team caldo. Tutte le cose calde sono le più belle. Il fuoco, il sole, l'estate. E noi soprattutto. E adesso che entri il team freddo. Sapete qual è la principessa più figa? Frozen, ovviamente. E poi l'estate è troppo sopravvalutata. L'inverno è il meglio che ci sia. Secondo voi, amici, che team vincerà? Il team caldo o il team freddo? Scrivetelo nei commenti. Attenzione! Vuoi avere il poster ufficiale di Daniel Robby? Allora, vieni a trovarci ai nostri firmacopie, ne regaleremo uno a tutti i nostri fan! Ci vediamo il 20 aprile a Milano alle ore 15 alla Mondadori in Piazza Duomo! Vi aspettiamo! Ehi voi, non vi siete ancora sciolti con tutto il vostro stupido caldo? E tu invece non ti sei abbastanza ghiacciato perché riesci ancora a parlare? Noi almeno ogni volta che facciamo un passo non moriamo di caldo. Esatto, e poi il paesaggio con la neve è il migliore che esista. Sì, ma noi, a differenza vostra, possiamo sempre andare al mare e metterci sempre il costume e non le coperte. Esatto, hai proprio ragione, non hanno speranza di vincere. Il team freddo è il meglio! Il team caldo è il migliore! Hanno bussato alla porta. Robby, non ti preoccupare, vado io. Sono sicura che è Olaf il corriere. Sarà sicuramente arrivato il libro di Daniel Robby a caccia di guai. Voi lì nella stanza calda lo avete? Ma certo che ce l'abbiamo. Eccolo qui. Il Robby è arrivato finalmente. Non vedo l'ora. Oh oh. Ma questo è un blocco di ghiaccio. Come facciamo a leggerlo adesso? Oh no, uffa! Ma perché Olaf ha ghiacciato il nostro libro di Daniel Robby? E ora come facciamo, no? Oh, come ci dispiace! È proprio questo che volevate leggere? Al caldo non succedono mai queste cose. Allora, Lisa, così non potremo mai leggere questo libro. Dobbiamo rompere il blocco di ghiaccio. Sì, hai ragione. Possiamo fare questa lampada? No, ma è troppo fragile quella lampada. Hai ragione. Magari possiamo iniziare a mangiarlo come se fosse un ghiacciolo. No. A parte che non ha nessun gusto, no. E poi così non finiremmo mai. Già tanto che abbiamo bisogno dell'aiuto del team caldo. Per favore, se no non potremo mai leggere il libro di Daniel Robby. E va bene, dato che avete bisogno del team caldo, Fede, pensaci tu! Questo farà il caso vostro! Ecco a te, Dani! Oh, grazie, Fede! Ecco a te! Grazie, Dani! Oh, ah, com'è caldo! Lo so! Ok, allora prendiamo questa, metti il ghiaccio lì dentro e versiamo della stupida acqua calda! Guarda, sta funzionando! Il ghiaccio si sta sciogliendo! Guarda! Finalmente ora possiamo leggere anche noi il libro di Daniel Robby! Sì! Amici, se lo volete leggere anche voi, potete comprarlo su Amazon o in qualsiasi libreria! E sono sicuro che a voi non arriverà ghiacciato! Complimenti ragazzi! Il team caldo ha appena risolto un problema del team freddo e quindi ha già guadagnato il primo punto! Oh, e poi? L'abbiamo detto che il team caldo è il meglio che ci sia. Sì, ma non cantate vittoria perché adesso arriva la prima challenge. E vediamo quale team sarà il migliore. Ho sentito bene? Prima challenge, ben detto! È giunto il momento della prima challenge. Tiro alla fune, chi vince guadagna un punto. Loro non sanno quanto sia difficile camminare tutto il giorno nella neve. Glielo faremo vedere adesso, però. Fede, facciamo sciogliere quei due ghiaccioli. Ben detto, Dani. Dai, Dani! Non ce la faccio! Tira ancora di più! Ci sto provando! Robby, ho un'idea! Userò
userò il mio soffio ghiacciato per bloccarmi le mani alla corda. Sì, ottimo. Wow, in questa maniera non ci sfuggirà mai e poi mai questa corda. E ora tira. Dani, fare attività fisica fa sudare tantissimo. Oh sì, hai ragione Fede. Mi iniziano a scivolare sia i piedi che le mani. Non ce la faccio più. Che vi avevamo detto? Oh no, abbiamo perso! Ma sei tutto sudato, spostati! Ma te l'avevo detto che stavo sudando! Complimenti di freddo! Un punto per voi! Sì! Visto? Ora siamo un punto pari! Non cadete più a vittoria! Oh, ti cado, ti cado! A proposito, mi ero dimenticata, ma per il team che ha perso c'è una penitenza! Una penitenza? Una penitenza? E quale? Dovrete passare un minuto nella stanza dei vostri avversari. Cosa? Un minuto nella stanza fredda? Ma noi non siamo abituati al freddo! Lo odiamo! Non sono pronta. Freddissimo! Fa freddo? Sì! È ghiacciata! Questa camera è ghiacciatissima! Vi prego, fateci uscire di qui! Quando passa un minuto, non fa troppo freddo! E allora, cosa ne pensate del nostro amatissimo freddo? Vi piace? Ma si può sapere perché non accendete un bel fuocherello caldo? Stai a vedere! Cos'è questo tavolo di freddo? Fa troppo, troppo freddo! Tempo scaduto! Adesso potete tornare nella vostra stanza! Dani, ho le gambe così fredde che non riesco a camminare! Inizierò a rotolare un po'! Hai ragione! Il caldo! Finalmente nella nostra stanza! Che bella! Robby, guarda cosa ho portato per festeggiare il fatto che siamo il team migliore di sempre! Ma non mi dire che questo è il frappè ghiacciato della regina di ghiaccio! Esatto! Wow, troppo buono! Ho bevuto troppo in fretta e adesso mi fa malissimo la testa! Anche a me! Amici, a voi è mai capitato che bevendo una cosa super fredda vi venisse il mal di testa? Guarda, il team freddo ha tutto il cervello congelato. Non mi interessa affatto, questa volta non li aiuterò. Per niente. Ma troppo male! Come facciamo a sentire questo dolore? Però Dani, forse mi è venuta un'idea. Se noi aiutiamo il team freddo, guadagneremo un punto. Oh! Non ci avevo pensato! Buona idea! Ragazzi, per caso avete bisogno del team caldo? Guardate qui cosa ho! Una sciarpa calda per voi! Grazie! No, non così in fretta! Dovete dire che avete bisogno del nostro team per questa! Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Con le parole del team freddo mi si riscalda il cuore. Oh sì, e va bene, mi avete convinto. Ecco a voi. Presto, mettiamocela attorno alla testa. Sì. Molto, molto meglio. Sì. Devo dire che il rosso non vi sta poi così male. Complimenti team caldo, avete appena guadagnato un altro punto per aver risolto un problema nel team freddo. Bravissimi. Dani, te l'avevo detto che avremmo vinto un punto. E allora direi proprio che è arrivato il momento di festeggiare. Sì. Team caldo e ancora team caldo. Prossima challenge! Dimostrate che la vostra stanza è la migliore!
Beh, semplicissimo, Alfredo, puoi fare i pupazzi di neve. E lanciare le palle di neve facendo le battaglie. Esatto, le battaglie di palle di neve. Sì, ma d'inverno non puoi farti il bagno perché l'acqua è ghiacciata. Sì, però non ci sono gli insetti d'inverno. Oh, è vero, e sull'acqua ghiacciata ci puoi pattinare. È vero, pattinaggio sul ghiaccio. Fede, devi pensare a uno sport bellissimo da fare d'estate. Ce l'ho, il calcio. Voglio vedere quanto è bello giocare a calcio. Sì, ci penso io, Dani. Uno, due, tre. Ah! Aia, mi sono fatto malissimo. Che dolore. Oh, Fede, ti sei fatto male? Fammi vedere. Sì, Dani, mi fa male proprio qui. Oh, sì, ti sei fatto davvero male. Credo proprio che ci serva del ghiaccio. Ehi, Lisa, mi sa tanto che al piccolo povero Fede serve un po' di ghiaccio per quella botta. Che facciamo, Robby? Glielo diamo il ghiaccio? Non lo so, noi del team freddo siamo così inutili, vero? Vero. Vi prego, senza il ghiaccio si gonfierà tantissimo. Va bene, lo dico. Voi del team freddo non siete poi così inutili. Lisa? Tieni, Robby. Ecco a te, dentro questo strofinaccio ci sono un sacco di cubetti di ghiaccio freddissimo. Mettilo sulla ferita del tuo amico e sicuramente migliorerà. Lisa, batti un freddissimo 5. Ecco qui del ghiaccio freddo. Che bello, adesso va un po' meglio, sì. Il team freddo ha appena risolto un problema del team caldo e quindi avete vinto un punto, complimenti. Abbiamo vinto un punto. Lisa, pensi quello che penso io? Oh sì, Robby, qui c'è bisogno di un balletto della vittoria. Noi siamo il team freddo. Noi siamo il team freddo. Sì! Ehi, Dani, che ne pensi di vendicarci del team freddo? Penso proprio che sia una bella idea. Quei due devono capire che il team caldo deve regnare sempre e ovunque. E io ho un'idea geniale. Guarda un po'. Ma quello è uno scarafaggio. Sì, Dani, è uno scarafaggio, però è finto, guarda. È telecomandato. Faremo prendere uno spavento gigantissimo. Allora, che aspettiamo? Andiamo. Lisa? Sì? Lisa? Sì? Sei proprio una sciocchina. Mi stai facendo il solletico col piede. Ma perché mi fai il solletico col piede? Ma Robby, io non ti sto toccando, guarda. Se tu non mi stai toccando, che cos'è? Guarda che fifoni! Hanno troppa paura! Sono saliti pure sulle sedie dalla paura! Lisa, ma non avevi detto che al freddo non ci sono gli insetti? Non lo so, Robby, devi essere un insetto del team caldo! Team caldo? Ma adesso come facciamo? Possiamo provare a lanciargli dei cubetti di ghiaccio, così si congela! Prendi questo! E questo! E quest'altro! Prendi questo! Dei semplici cubetti di ghiaccio non fanno niente al mio scarafaggio gigante. Ah sì? E allora fateci vedere come il caldo può fare qualcosa a quello stupido insetto. State a vedere. Complimenti, ragazzi! Avete appena ottenuto un altro punto per aver risolto il problema del team freddo. Bravi! Fatti 5! E spero che abbiate fame, perché è appena arrivato il momento di mangiare! Wow! Una pizza! Oh, una fame! Wow! Abbiamo ricevuto una pizza pure noi! Proprio come il team freddo! Allora c'è qualcosa che abbiamo in comune? Beh, la pizza
piace proprio a tutti. Allora amici, buon appetito, anzi buona pizza. Buona pizza anche a voi. Secondo te Lisa, a che gusto sarà? Margherita. Ma un momento, questa pizza è ghiacciata. Sentite. Wow Dani, senti che profumino! Non vedo l'ora di mangiarla tutta! Ma dobbiamo per forza dividerla, Fede! Sì, dai, facciamo a metà! Oh, va bene! Ma così non va bene! Non si può mangiare la pizza fredda! Perché a noi ce l'ha data fredda, signora conduttrice? Esatto, perché? Bene, mi spiace ragazzi! Siete il team freddo, cosa vi aspettavate? Una pizza calda? Beh, abbiamo detto che ci piace il freddo, ma la pizza è più buona calda! Sì! Amici, se anche a voi piace la pizza margherita calda, iscrivetevi al canale proprio ora! Oh, guarda, Dani! Loro non possono mangiare la pizza perché è ghiacciata! Mi spiace, questa è veramente buona! Mi dai un pezzettino pure a me? Io ci provo comunque a mangiarla. Cosa? Sei sicura? Non ci credo! Ti è appena caduto un dente! Oh no! Ora ti chiameremo Lisa la stentatella! Ciao stentatella! Riesci ancora a parlare? O proprio no? Non è divertente! Lisa, non stai ad ascoltare! Anzi, già che fa freddo, mettici un po' di ghiaccio, altrimenti poi ti gonfierà pure! Hai ragione, Rocky, vado subito! Certo che non siete affatto divertenti! Lei, poverina, si è rotta un dente per colpa di questa pizza ghiacciata! Beh, la vostra pizza è sicuramente la migliore, quindi un punto per voi! Sì! E vai! Ehi, questo proprio non è giusto! Non solo abbiamo avuto una pizza immangiabile, la povera Lisa si è anche distrutta un dente e voi avete anche avuto un punto! Questo proprio non va bene! Questo ti fa capire che il caldo è meglio del freddo! Dai su, Fede! Brindiamo al nostro team! Siamo i più forti! Oh, ecco qui! Salute! Ma è bollentissimo! Mi sono bruciata la lingua! Non riesco più a parlare! Aiutateci! Fate qualcosa! Così è troppo caldo! Qui ho dei cubetti di ghiaccio che potrebbero fare al caso vostro. Ma non so se ve li voglio dare. Non è affatto divertente, mi bruciò troppo la lingua. Vi prego, dateci un cubettino di ghiaccio. Questa è la nostra occasione per fare un punto. Sì, risolveremo il loro problema e quindi faremo un punto. Ecco a voi del freddissimo ghiaccio. Finalmente. Sì. Ora sì che va meglio. Complimenti ragazzi, un altro punto per voi. Sì. È inutile che contate vittoria, tanto rimarrete comunque dei ghiaccioli buoni a nulla. Hanno parlato le fiammelle che con un soffio si spengono. Bene, bene! Vedo che siete pieni di energia! Sono molto contenta perché è il momento della prossima challenge! Sfida di disegno! Disegnate la cosa che più preferite in assoluto! Il disegno più bello vince! Fede, cosa potremmo disegnare? Non so, Dani, magari un sole! Un sole gigante, sì! No, non mi piace! Forse... Ci sono! Potremmo disegnare una super coperta rossa! La coperta si usa quando fa freddo e io odio il freddo! E allora... Possiamo disegnare... Il fuoco! Sì, assolutamente! Il fuoco è la cosa più calda che conosco! Ed è anche rosso, proprio come il nostro team! Lisa, questa challenge è fondamentale! Dobbiamo disegnare la cosa più fredda che esiste! Un cubetto di ghiaccio! Un cubetto di ghiaccio? Ma come fai? Il cubetto di ghiaccio è trasparente! Hai ragione, Robby! E allora potremmo disegnare un soffio di vento freddo! E come fai a disegnare un soffio di vento freddo? Non lo so, aspetta, provo a fare così! No, non riesco a farlo! Solo sputacchi!
Un bellissimo pupazzo di neve. Neve? Sì. Possiamo fare il fiocco di neve. È vero. È super bello da vedere, è super freddo ed è sicuramente la cosa che preferisco. Dai su, Fede, delle fiamme giganti. Oh sì, sta venendo benissimo. Noi dobbiamo fare un fiocco di neve, quindi inizierò a partire da una linea e poi un'altra linea e poi un'altra linea e poi inizio a fare tantissime altre linee. Ma quante linee ha un fiocco di neve? Credo infinite. Infinite come faccio? Oh no, Lisa, guarda, quei due sono bravissimi a disegnare. Dobbiamo fare qualcosa, altrimenti vinceranno il punto. Dobbiamo fermarli e ho un'idea. Ecco qui. La bacchetta magica di ghiaccio. Esatto, Robby. Adesso io prendo bene la mira e... ecco qui. Guarda, Dani, è un fuoco perfetto. Ah, ma che cosa è successo? Si è ghiacciata la matita. Adesso non colora più. Fede, lascia fare a me. Proverò io a disegnare. Prova un po'. Oh no, si sta bagnando tutto il disegno! Sì, Dani! Che cosa avete fatto? Ti infreddo! È tutta colpa vostra! Io? No, niente! Non ho fatto assolutamente niente! Tempo scaduto! Vediamo i vostri disegni! Questo è il nostro disegno! È la nostra fiamma gigante! Solo che... questo disegno era bellissimo, ma per colpa del team freddo si è bagnato tutto! E poi non potevamo finirlo, guardi! La nostra matita è tutta ghiacciata! Oh, vediamo l'altro a questo punto! Ta-da! Questa è la cosa che preferiamo di più in assoluto! Un fiocco di neve! Wow! Complimenti, ragazzi! Questo sì che è un bellissimo disegno! Bravi! Ovviamente il punto di questa sfida è il vostro! Il team caldo non ha mai avuto speranze? No, ma li avevamo avvertiti. Adesso però riposate, perché domani ci sarà la challenge finale. Quindi, buonanotte! Ok, è arrivato il momento di riposare, perché domani dovremo battere una volta per tutte il team caldo. E dimostrargli che siamo i migliori. Ma noi siamo i migliori. Ma dobbiamo farlo capire a loro. Allora... buonanotte e ti auguro una notte ghiacciata! Anche a te, Robby! Odio quando fa freddo e c'è bisogno di usare le coperte! Molto meglio dormire così, al caldo ma non sotto le coperte! Hai ragione, Dani! Buonanotte! Buonanotte, Fede! Forse qualcosa sta dando fuoco! Lisa, sì. Hai iniziato a fare tutto troppo freddo! Sì, hai ragione, Robby! Oh no, Fede! Tutta la nostra stanza sta dando fuoco! Così si brucerà tutto! Lo so, Dani! Fa troppo caldo! Non riesco a respirare! E anche io! Adesso fa davvero troppo freddo! Sì, se continua così potremmo morire con congelati! Morire dal freddo, no! Che freddo! Congelato! Ehi, voi, raffreddate la nostra stanza, sta dando fuoco! E voi, riscaldate la nostra, stiamo per congelare! Potere del caldo! Potere del freddo! Complimenti! Le vostre stanze sono tornate normali!
Amici, se guardate i nostri video, dovete per forza leggere il nostro nuovo libro. È bellissimo e lo abbiamo fatto proprio per voi. Si chiama Dani e Robby a caccia di guai. Lo potete comprare su Amazon o in qualsiasi libreria d'Italia. Piscina calda versus piscina fredda. Challenge! Sì! Ragazze, io non so se voglio entrare qui dentro. Neanch'io. Ok, al mio tre mettiamo il piede. Uno, due, tre. Brucia! Ma è bollente. No, brucia troppo, non si può fare. Il freddo, io non ho paura del freddo. Sì. Ma vogliamo vedere quanto sarà fredda? Secondo me sì, ce la possiamo fare. Sì. Io provo col dito. Ragazzi, non riesco più a piegare il dito. Guarda. Fammi sentire. Oh, è ghiacciata. No, ma non cos'è? Sarà così fredda. È freddissimo. Ragazze, è caldissima. Troppo doloroso. Non è bollente. Secondo voi riusciremo mai a vincere? Secondo me sì, siamo comunque dobbiamo più forti di loro. Ok, proviamo a scendere piano piano. Non ce la faccio. Oh mamma mia. Ragazzi, è bollente. Ma quest'acqua sarà almeno a meno 20.000 gradi. Meno 20.000, questa qui è l'acqua del Polo Nord. Guarda, sembra che ci sia un pezzo di ghiaccio per quanto è bello. Robby, si è bloccato. Come si è bloccato? Si è bloccato il piede. No. Senti che rumore che fa. È freddissimo. Proviamo. Ok ragazzi, io penso che riuscirò a rimanere qui almeno per 2 settimane. Sì, io forse un po' meno. Ci vediamo l'estate prossima. Ragazze, è davvero caldissima. Oh, è ossionante. Ragazze, io ho i piedi scottati. Sembra di stare in un brodo bollente. Ragazze, io non so se ce la posso fare. Secondo me tra un po' diventerò un peperone. No ragazze, voi non avete capito, io sto prendendo fuoco. Sapete che forse se sto fermo fa meno freddo? Io non so se ce la posso fare. Riesco a parlare. Avete visto? Esce il fumo per il freddo. Chi esce per prima dal cerchio avrà una penitenza. Per il team caldo abbiamo scelto Dani. Sì, e non abbiamo dubbi che vincerà. Team caldo per sempre. Woohoo! Fede, rendi il team freddo fiero di te. Ce sì. la farò ragazzi, sì, 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 vincerò, 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 vincerò. Sono prontissima. Vai Dani, non puoi perdere. Vai Dani. Il team freddo vincerà. Sì, 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 sì. Forza team sì, freddo. Sì, 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 sì. Prendi questo. Vai Dani, vai freddo, freddo. Forza. Caldo, forza. Caldo, freddo. Caldo vince. Questa è la mossa del ghiacciolo. Oh no, cos'è questa mossa? Oh no, non ha funzionato! No. Dai Dani, fagli vedere le tue migliori mosse! Dani, sei troppo forte, fagli vedere chi comanda! Ok, vai. Vincerò per voi ragazzi! Vai Dani, ti caldo! Sono caduto, era troppo forte! Come penitenza verrà aggiunto del ghiaccio nella piscina fredda! Fa freddissimo. Altro ghiaccio nella piscina di ghiaccio. No. Questa sì che è un'ingiustizia. Non ce la posso fare. Mamma mia ragazze, che caldo. Abbiamo vinto ma non basta. Per uscire da qui dobbiamo impegnarci ancora di più. Ragazze, forse mi è venuta un'idea.
Ragazzi, mi tiremano i denti, fa troppo freddo. Sì. Cosa possiamo fare per riscaldarci un pochino? Proviamo ad abbracciarci. Sì. Così tutti vicini ci fa almeno un po' più caldo, stiamo un po' più accaldati. Ok. Sì, ragazzi, vi voglio bene. Sì. Il caldo è bello. Sì. Pure io. Vinceremo noi. Sì. Ho pensato di usare questi tre ventagli, così sentiranno più freddo. Guardate, stai meglio così, vero? Ah, sì. Sì, però non sono per te, Sofì. Ora dobbiamo fare questo scherzetto. Come va, ragazzi? Siete freddo? Sicuramente sentiranno freddissimo. Avete freddino? Come va, ragazzi, con questo bel venticello? Mamma, da dove arriva con questo vento freddo? È troppo forte questo vento. No. Guardate, sono le ragazze, sì. Sì, le ragazze del team caldo. Ma non è giusto. Ciao, ragazzi. Ciao, come va lì? No, Robby, non ce la faccio. No. Devo andare. No, bene, no. No, troppo freddo. Se tu esci, perderemo tutti. Pensa alla squadra. Guarda, mi tremano anche le mani, ma io sto resistendo. È vero, ce la devo fare. Tranquillo, sì. ho un'idea per risolvere il problema. Meno male, non ce la faccio più. Che idea? Visto? Sembra sì. Che funziona. Sì. Oh no, Dani, la tua idea mi ha stancato ancora di più con tutto questo caldo. Ancora più caldo ora. Oh no, ragazze, hanno fatto una barriera, quindi il nostro piano non sta più funzionando. E allora smettiamo, ragazze, io non ce la faccio proprio più. Io lo uso per me. Challenge! Tiro la fune, chi cade in acqua perde e avrà una penitenza. Questa challenge mi piace un sacco. Noi vinceremo sicuramente. Sì, vinceremo. Tira di più, Robby. Dai, Franci. Ragazzi, mi sta scivolando, le mani congelate ancora. Ci provo. Concentriamoci. Dai, ragazzi. Forza, allora proviamo a bilanciare il corpo, visto che siamo in tre. Ragazze, ma io sono sudatissima e fa caldissimo. Io ho le mani tutte sudate, mi scivola la corda. Addio, dite, amiche. 1, 2, 3. Niente, sono fortissimi. Ce la possiamo fare. Tirate. Andate, ragazzi. Freddo! Che cosa esultate a fare? Tanto prima abbiamo vinto noi! Siamo pari! Sì, siete proprio antipatici! Non li sopporto proprio! Andiamo! Il team caldo che ha perso come penitenza mangerà una patatina ultra piccante! E vincere contro il team freddo. È arrivato il momento del libro degli iscritti. Vediamo chi è il fortunato o la fortunata di oggi. Paola T. Ciao Paola. Se anche voi volete entrare a far parte del nostro libro degli iscritti, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto. Ciao! Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per far uscire da quella piscina calda il team caldo. Sì. Ragazzi, ho avuto un'idea. Un'idea? Sì. Cosa ne pensate se le schizzassimo con la nostra acqua fredda? A quelle del team caldo? Sì. Ma che idea è? Un po' di freddo. A quelle del team caldo? Loro vogliono il freddo. Giusto. Non avrebbe senso, no? Ci avevo pensato. Che ne dite di dire qualcosa di fresco per sentirci meglio? Fresco, sì. Ottimo
perché pensi che funzionerà? Sì, gelato! Pinguino! Coca-Cola! Ghiacciolo! Neve! Ragazzi! No. Non sta funzionando, fa solo più caldo! Cosa potremmo fare? Non lo so, Robby, hai qualche idea? Ma che fa? Questo è uno scarafaggio che è caduto nella nostra piscina e si è ghiacciato! Robby. Io ve l'ho detto che era ghiacciata l'acqua! Robby. Che schifo! Robby, no. Pensa, pensa! Pensi a quello che penso io? Sì. Che gli insetti fanno schifo in questa acqua troppo fredda! No! Sì, è uno scarafaggio! Facciamolo! Okay. Ottima idea! Lanceremo il cubetto di ghiaccio con lo scarafaggio a quelli del team caldo! Ma lo scapperanno! Scapperanno perché le fa schifo! Sì! Vedi? Sì, questo sì, dicevo! Sì! Ora lo lancio, eh! Vai, vieni! La precisione è tutto, vai tutto! Ragazze, ma... cos'è stato? Ma di che parli? Ragazze, ragazze! Un secondo di più in questa piscina! No, lasciatemi! Non ce la faccio a stare con lo scarafaggio nell'acqua! Ma poi perderemo! Non mi interessa di vincere più! Non ti preoccupare, Penny, guarda, è andato via! E adesso mettiti qui che io non ho più le forze! Dani, me lo prometti! Penny, ecco, quasi uscita! Ma quindi siete stati voi? Non vale! Che idea intelligente che avete avuto! Ma non preoccupatevi! Ve la faremo pagare! È arrivato il momento del non scegliere la scatola sbagliata challenge! Ragazze, mi raccomando, concentriamoci. Qui è importantissimo vincere. Potremmo ottenere qualcosa di buono. Ma quale dobbiamo scegliere? La scatola 1, la 2 o la 3? Beh, io direi la prima, perché nessuno mette qualcosa nella prima. Anch'io direi la 1. Forse, però non lo so, secondo me è una trappola. Dobbiamo scegliere la scatola 3. Forse l'ultima è la scelta giusta, in effetti. Va bene, dai, proviamo! Scegliamo la numero 3! Guardate, del ghiaccio fresco! Non ci credo! Adesso finalmente possiamo rinfrescarci! Non ci credo! Stavo sentendo troppo caldo! Che bello! Questa sfida mi è piaciuta tantissimo! Grande, Dani, hai avuto un'idea geniale a scegliere la terza! Ora tocca a noi, ragazzi! Sì. Quale scegliamo? Quella? Sì, sicuro. Ehi, un secondo. Ma io non mi fido tanto di te. Allora, sceglieremo l'altra. La numero 1. Esatto. Ragazzi, io ti avevo detto di scegliere l'altra. Ma questa è cacca. Dobbiamo mangiare questa cacca se vogliamo continuare. No, non lo fare, Robby. Non lo fare. Che schifo. Non ce la faccio. No. Me ne devo andare. Ancora? No, non devi andare qui. Voi mangereste mai un po' di cacca per vincere la challenge? Dobbiamo mangiarla. Un po' di cacca non fa male. Ma come? Non si che fa male. Però dobbiamo vincere. Un secondo. Ma dov'è Fede? Fede! Fede è scappato! Io non la mangio la cacca! Fede! No! Ma Fede è andato via! Vuol dire che abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Ragazze, abbiamo vinto! Amici, se guardate i nostri video, dovete per forza leggere il nostro nuovo libro. È bellissimo e lo abbiamo fatto proprio per voi. Si chiama Dani e Robby a caccia di guai. Lo potete comprare su Amazon o in qualsiasi libreria d'Italia. Ce la posso fare. Dani, sei forte. 3, 2, 1. Oh! Io qui dentro non ci entro, Dani. Robby, dovrai entrarci per forza perché oggi faremo una challenge. Piscina
calda versus piscina fredda. Dani, ma questa piscina qui è rimasta a scaldarsi per troppo tempo. Adesso è tipo bollente. Ma poi ci hai messo anche tu acqua calda, non ho capito. Sì, Robby, l'ho riempita di acqua super bollente. Io credo che sia gradevole. Oppure no. Dani, non so se loro riescono a vederlo, ma esce tipo il fumo da quest'acqua. Penso di potermi ustionare. Tu invece hai l'acqua super fredda. Beh, che devo dire che non è una delle cose più belle che ci possa essere. Soprattutto perché io amo stare nell'acqua tiepida, normale. Ma oggi lo farò soltanto per voi. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e iniziamo questa challenge. Ok, allora però facciamo sasso carta forbici su chi entra nella piscina prima. Va bene? Sasso carta forbici. No. Cavolo. Sasso carta forbici. Dai, Robby! Smetti, rimettere le forbici. Vabbè, ok, ho capito, insieme. Proverò a sentire con la mano. Dani, non posso entrare in questa piscina, è troppo calda, ma stai scherzando? Voglio provare anche io a mettere il dito, vediamo un po'. Oh, mamma mia, non ci credo! Robby, buona fortuna, io vado nella mia, anche se ci metterò un po' ad entrare. Se siete nostri amici e nostri fan, iscrivetevi al canale perché facciamo queste cose super pazze soltanto per divertirvi, ovviamente. Vai. Devo resistere. Ma guarda che non puoi stare in piedi. Dovrai immergerti. Intanto io almeno con i piedi sono entrato. Tu sei ancora lì fuori, Dani. Ah, oh, caldissima. Robby, io non so se ce la posso fare. Mamma mia, è gelata. Rischio di non parlare più per il troppo freddo. Io non riesco a stare più di un secondo fermo. Robby, dai, immergiti. Ma col cavolo che mi immergo, Dani. È caldissima, è caldissima. Ce la posso fare. Dani, sei forte. Robby, ragazzi, e voi vi siete mai immersi in una piscina freddissima? Io credo che sia il caso un po' di nuotare, fare qualche ballo. Vado. E na 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 na. Woohoo! It's gonna wave. Alleluia. No, credo che non sta migliorando la situazione. Dani, ci è riuscita, quindi devo riuscirci anche io. 3, 2, 1. Com'è, Robby? Devo rimanere super fermo, perché più mi muovo, più l'acqua calda diventa calda, Dani. Ma... Dani? Che c'è, Robby? Perché c'è della pasta nella mia piscina? Beh, Robby, perché dato che era così calda, ho pensato di cucinarci la pasta dentro. Ma tu sei tutta scema, Dani. Ti pare che ti metti a cucinare la pasta? Nella mia vasca super calda? Robby, devi meditare. Robby, il sole è anche andato via, quindi qui dentro non riuscirò a stare ancora a lungo. Vabbè, Dani. Se vuoi puoi uscire, esci fuori e io nella piscina calda avrò vinto e tu lì nella piscina fredda avrai perso. Ma io non posso perdere questa challenge. E poi guarda, Robby, ho anche i brividi. I brividi di caldo, Dani? No, i brividi di freddo. Adesso farò una cosa che non dovrei fare. Cosa stai facendo? Ti stai cucinando? Oh, forse sono quasi pronto, Dani, perché è davvero troppo calda quest'acqua. No, Robby, non farlo! È un rischio! Non ci credo! È troppo calda, Dani! Allora, sai che ti dico? Dato che io so che voi siete team coccinelle come me, la Dani che vince le challenge, farò solo questo per voi. No,
No, Dani! No, Dani! I capelli! I capelli! Beh, pensa sia proprio un bel bagno di giovinezza questo, Dani, perché è così fredda che tra un po' ci sono i cubetti di ghiaccio lì dentro. Credo che ho fatto una cavolata. Ah, più mi giro, più è calda quest'acqua. Come mi muovo all'interno? Sento tutto il caldo su tutto quanto il mio corpo. Come faccio a raffreddarmi? Ok, ci sono. Proverò a fare come quando la zuppa è calda. Ci soffierò sopra. Robby, non credo che funzioni. È davvero tanta acqua. Ora ho caldo e sono anche stanco. Comunque, io in realtà mi sono accorta che sono molto fortunata. Ho una piscina grandissima, tutta per me. Quindi adesso andrò a prendere il mio amico unicorno e nuoterò insieme a lui. Riesci a nuotare nell'acqua così fredda? Certo, Robby! Ora lo vado a recuperare! Guarda! Robby! È freddissima! È vero, Dani ha una piscina super grande! È davvero immensa la sua piscina fredda! La mia invece è davvero molto piccola. E guardate, ci sono anche un po' di insetti che sono morti perché l'acqua è troppo calda e neanche loro riescono a resistere. La mia ferita sulla gamba si è tipo ustionata perché quest'acqua è troppo calda. Penso che nessuno possa resistere tanto tempo in una piscina così tanto calda, quindi spero che Dani esca fuori dalla sua piscina il prima possibile. In questa maniera vincerò la challenge e potrò uscire anche io. Quindi userò una strategia. Dirò tantissime cose fredde per farle provare ancora più freddo. Dani! Robby! Hai visto il ghiacciaio dell'Antartide? Sì, Robby! Hai visto quanto è freddo? Non ti dà molto freddo il freddo del freddo? Sì, inizio a non farcela più, tipo quando sto in montagna e sento tantissimo freddo. Esatto, e sai che il freddo può portare tipo alla perdita di entrambe le braccia? Entrambe le braccia? Sì, sei troppo freddo, dovresti uscire. Ghiaccio. Un momento. Ghiaccioli. Gelato. Io lo so che strategia stai utilizzando. Ciao unicorno. Oh no, adesso dovrò rinuotare per andarlo a prendere. Comunque, stai utilizzando la strategia. Un momento, non riesco bene a parlare per il troppo freddo. La strategia di dirmi tutte cose fredde per farmi venire ancora più freddo. No, cosa dici, Dani? Neve! Pinguini! Pupazzo di neve! Sono le prime cose che mi vengono in testa, non posso farci niente. Pattinaggio sul ghiaccio, sci! Snowboard! La vuoi smettere? Gara di palle di neve! Meno 15 gradi. Ah, vuoi fare a gara? Allora ti dirò tantissime cose caldissime. Il sole bollente. La pelle che diventa rossissima. Grandine! Il peperoncino! Il peperoncino? Dani, il peperoncino non è caldo, è piccante. Ma come le pensi queste cose? Allora sai cosa ti rispondo, Dani? Cosa? Peperoncino surgelato! E basta, Robby, dai, non è divertente così! Tu sei diventato troppo rosso, credo che sia il caso di uscire da questa piscina, Robby, altrimenti potresti rimanere così a vita! Come dici, Dani? Se rimango troppo tempo nella piscina super calda, diventerò tutto rosso e rimarrò così rosso per tutta la vita? Sì, Robby! Esatto, perché poi diventerai bruttissimo e nessuno ti vorrà più seguire su YouTube, neanche i nostri amici. In realtà è uno scherzo per fargli perdere la challenge, ma io so che voi ci volete tantissimo bene, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché io sono molto furbetta. E adesso cosa faccio? Io non voglio rimanere ustionato a vita. Quest'acqua è quasi a 100 gradi! E io mi sono quasi abituato, in realtà però Dani non lo sa.
Ma... Se poi nessuno mi segue più, non ho più amici, come faccio? Coccinella, inizio a sentire troppo freddo. Credo che sia il caso di mettere in atto un piano. Un po' cattivello, però devo farlo, per forza. Dato che la sua acqua è calda e la mia è fredda, basterà distrarre Robby e mettere un po' di acqua calda sul mio corpo. Così durerò più a lungo di lui. Oh no! Questa piccola coccinella è caduta nella mia piscina di acqua super calda! Proverò a salvarla. Vieni qua. L'avete vista questa piccolissima coccinella? Ora ti salverò. Vai via, coccinella. Vola libera nel cielo. Vai. È ancora viva, per fortuna. Perfetto. Robby è distratto dalla coccinella. Ora prenderò un po' di acqua sua super calda e la metterò nella mia super fredda. Vola, piccola coccinella. Dai. Dai, che ce la puoi fare? Un momento, coccinella, sento dei rumori. Cos'è stato? Dani, per caso hai sentito qualcosa? Ho sentito dei rumori nella mia piscina super calda. In realtà no, Robby. E sai che ti dico? Sicuramente vincerò io questa challenge, perché si sta proprio davvero bene qui. Poi è uscito anche un po' di sole. Oh no, il sole no. Sta diventando ancora più calda quest'acqua. Mi sembra di essere dentro una minestra. Devo riscaldarmi. Uno, due, farò un po' di acqua gym. Tre, quattro, e uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ma come fa Dani ad essere così attiva nella piscina di acqua fredda? Sembra quasi che la sua acqua non sia più così tanto fredda, mentre la mia è sempre più calda. Non riesco neanche più a muovermi per quanto è calda. Sembro una carota in una minestra. Una carota in una minestra calda. L'acqua calda sta per andare via. Guardate qui quanti brividi che ho. E le mie mani stanno iniziando a fare anche le rughine. A voi è mai successo quando state tanto tempo in acqua fredda? Robby, però ho sentito che forse si sta per arrendere. Quindi devo resistere un altro pochetto. Dani! Ah, dimmi, Robby! Sai a cosa pensavo? A cosa? Che tu hai l'acqua fredda. Sì, Robby, e quindi mi stai dicendo... E io ho l'acqua caldissima. Se solo unissimo le nostre due piscine avremmo un'acqua con una temperatura perfetta, Dani, perfetta. Perché non le uniamo e ci facciamo il bagno insieme? Non esiste, Robby. Io ti ho già detto che questa challenge la voglio vincere assolutamente. Quindi se vuoi lo facciamo dopo che io avrò vinto. Non so se riuscirò ad arrivare fino a quel momento, Dani. Io non voglio perdere la challenge. Ma qui fa davvero troppo caldo. Ho paura di essermi ustionato tutto. Manca poco. Conoscendo Robby, si sta per arrendere. E io inizio a sentire molto freddo. Secondo... Oh! No! Robby, le tue guance sono rossissime! Caldo! Io avere caldo, non riuscire più a ragionare perché io avere troppo caldo. Sì, esatto, Robby, hai molto caldo e ti ricordo che già una volta ti sei sentito molto male, quindi ti consiglio di uscire dalla piscina troppo calda. Tu dire che io dovere arrendermi, Dani? Ma tu volere solo la mia sconfitta, tu non volere bene di Robby. Robby... Inizio ad aprire anche io le partite dei denti per il troppo freddo. Tu potere uscire quando tu volere, Dani. Robby, smettila di parlare così. Non ce la faccio più. Attenzione, blocco del sistema tra 20 secondi. Troppo caldo, il sistema sta per fallire. Credo che Robby sia impazzito per il troppo caldo. Tutti i sistemi, allerta, allerta, allerta. Troppo caldo, troppo caldo. Pio, 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 pio. Che sta succedendo? Pio, pio, pio. Pi 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 pi
saltando. Troppo caldo! Ma quanto era calda l'acqua di Robby? Io sto diventando un po' l'aretto, ma... Un momento, se Robby è uscito, quindi ho vinto la challenge! Basta! Devo uscire! Ragazzi, credo che domani avrò la febbre 40 per il troppo freddo. Devo andarmi ad asciugare assolutamente. E noi ci rivediamo domani in un prossimo video. Amici, se guardate i nostri video, dovete per forza leggere il nostro nuovo libro. È bellissimo e lo abbiamo fatto proprio per voi. Si chiama Dani e Robby a caccia di guai. Lo potete comprare su Amazon o in qualsiasi libreria d'Italia. Sopravviviamo nell'igloo nel tuo colore challenge. Concorrenti, entrate nei vostri igloo. Sono pronta. Questa challenge non posso assolutamente perderla. Il mio igloo verde è il più bello tra tutti. Ciao, io sono Sammy e vincerò io il premio. Certo che fa proprio freddo in questi igloo. La vittoria sarà sicuramente mia, anche perché ho il rosso, il colore del Natale. Capitare non accanto a me. Ciao amica. Ciao. Ci sono anch'io qui. Le altre non hanno speranze perché il blu è il colore del freddo. Freddo come il ghiaccio. Devo entrare nel mio igloo. Spero di farcela. Robby, stai molto attento, sei un po' grosso, non so se ci entrerai. Oh, ragazzi, mi sono incastrato. Oh no, amici, e adesso come faccio? Sono qui sulla neve tutta fredda, vorrei entrare nel mio igloo. Aiuto, aiutatemi. Attento Robby, così lo rompi. Attenzione, chi rompe l'igloo è automaticamente eliminato dalla challenge. Userò la mia forza. Ecco fatto amici, ce l'ho fatta! Ora che tutti i concorrenti sono nei loro igloo, diamo inizio alla prima challenge! Chi pesca più pesci nel mare ghiacciato vince! 3, 2, 1, via! Non avete speranze, vincerò io! Ma non ci credo, Ben, ho già preso un pesce! Quanto difficile, ma perché non riesco a prenderne neanche uno? Ti devi impegnare, Sammy, non è facile, vai! Bravo! Eccolo! Sì, ne hai preso uno! Guarda lì! Ma non è giusto, era mio quel pesce! Mi spiace, Sammy, chi dorme non piglia pesci! Oh, ce l'ho fatta, ho preso un pesciolino giallo! Dani! Dani, che cosa stai facendo? Ehi, ridammi la mia canna da pesca! Ragazzi, io adoro questa sfida, guardate quanto sono brava! È già il terzo! Wow, non ci credo! Ho preso un pesce gigante! Oh, Dani, ma come hai fatto? Questo pesce è enorme! Sì, Robby, e sono sicura che varrà molti più punti, quindi vincerò io la challenge! Amici, penso di aver preso un pesce enorme! Robby, aiutami a tirarlo! Ok! Issa! 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 Uffa, non ha più senso giocare. Ormai ha preso uno squalo. Complimenti, Sammy. Grazie al tuo squalo hai vinto la sfida della pesca. E infatti adesso avrai degli ottimi guanti da utilizzare nel freddo degli igloo. Wow, grazie mille. Ecco a te. Grazie. Ma si può sapere cosa sta facendo Robby? Ma stavo riposando nel mio igloo, mi avete svegliato! Robby? Ma si può sapere cosa stai facendo? 3, 2, 1,
Robby! Mi avete spaventato! Ma si può sapere cosa stai facendo con quel coso? Beh ragazzi, è semplice! Questo qui è del ghiaccio sotto gli igloo e con questo voglio romperlo per vedere cosa c'è sotto! Signor conduttore! Signor conduttore! Che cosa sta succedendo? Ma niente! Semplicemente stavo utilizzando questo martello pneumatico per rompere il ghiaccio e vedere cosa c'è sotto! Robby, questa qui non è vera neve, non è vero ghiaccio! E poi qua sotto non c'è niente! Se continui a rompere tutto, verrai squalificato! Ok, allora non rompo più niente! Promesso! Già che ci siamo, diamo inizio alla seconda sfida! Sì! Chi crea la torre di ghiaccio più alta, vince! Ma fate attenzione, potrebbero esserci degli imprevisti! 3, 2, 1, via! Sono freddissimi questi cubetti di ghiaccio! Ma come faccio a toccarli? Io non ho nessun problema con questi guanti, anche se mi sento un po' goffo. Devo assolutamente vincere, anche perché anche se questa neve non è vera, fa comunque freddissimo qui con questi glue. Ci saranno almeno 0 gradi. Hai ragione, Robby, ma devo vincere io. Sai cosa ti dico? Ora utilizzerò una tecnica infallibile. O almeno credo. Sono! Mi sa che la tua tecnica non funziona. Questi cubetti, oltre a essere freddi, sono scivolosissimi. Ragazzi, io sto avendo un sacco di difficoltà. Quindi per vincere dovrò far perdere gli altri. Ci sono quasi! Ora sì che vinco. Wow, che bella torre, Dani! Ma non ci posso credere! Ma come ti sei permessa? Oh oh, è il momento dell'imprevisto! Imprevisto? Ma quale imprevisto? Nel freddo inverno arriva il vento ghiacciato! Resisteranno le vostre torri? Oh no 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 no! No! Mi spiace Benny, adesso devi riniziare da capo! Questo venticello non può fare nulla, le nostre torri sono troppo resistenti! E meno male che era un imprevisto! Con quel ventilatore cosa pensavi di fare? Cosa? Hanno osato sfidare il conduttore? Se la vedranno con me! Ora ve la vedrete! Cosa? È abbastanza il vento! Ne volete di più? Eccone un altro po'! I cubetti stanno volendo! Basta! Ok, basta vento! Più vento! Ok, mai sfidare il conduttore! Ben detto, Robby! È stato veramente divertente, però adesso vediamo chi ha la torre più alta! Ma quale torre più alta? Hai fatto volare tutti i cubetti di ghiaccio! Io non ne ho più neanche uno! Neanche io! Ma qui ce n'è ancora uno! Ecco! È solo di un cubetto, ma è comunque una torre, no? Complimenti, Benny! Hai vinto con la torre di un solo cubetto! Hai vinto una coperta che ti terrà al caldo! Oh, che bello! Hai freddo? Beh, io non lo sento, perché sto al caldo con questa copertina. Per fortuna che l'ho vinta io. Oh, beata te! Sammy, che ne dici di fare un tipico gioco da falò? Certo! Conosciamoci meglio. Per esempio, potremmo dire le nostre più grandi paure. Ad esempio, Robby, io ho una grandissima paura degli insetti. Gli insetti? Sì. No, a me onestamente fanno solo un po' schifo, però in realtà non mi fanno paura come i serpenti. Uffa, ragazzi, io mi sto annoiando. Facciamo qualcosa tutti assieme? Pensi quello che penso io? Sì, Robby! Che ne dite di cantare la nostra nuova canzone Amicizia? Sì! Ci sono giorni che sanno.
questo viaggio non è uguale. Se ancora non avete visto il nostro videoclip, cosa aspettate? Andate a vederlo! E ricordatevi che potete ascoltare la nostra nuova canzone anche su Spotify! Provate a dire, Alexa, metti la canzone Dani e Robby Amicizia! È il momento della prossima challenge! Ma quelli sono dei sacchi a pelo? Un momento, ma ce ne sono soltanto tre, mentre noi invece siamo 1, 2, 3, 4. Appena tirò i clou, dovrete entrare dentro i tre sacchi a pelo. Ma chi resterà fuori verrà eliminato. Fate spaccio, io devo vincere questa sfida. Jingle bell, jingle all the way. Un momento, perché non ballate? Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride one notes of its day. Hey, igloo. Oh no, non devo aver sentito quando ha detto igloo, così perderò. Oh, che bello, non verrò eliminata. Con questo qui ho ancora una chance. State a vedere. Sammy, guarda, c'è un insetto. Oh, scappa. Che paura, che paura. Ciao, ciao, Sammy. Ok, un po' sono stato cattivo, ma era l'unico metodo per non perdere. Che fifone che è Sammy! Amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Dani e Robby e attivate la campanellina! Complimenti, Dani, Benny e Robby! Ma Robby mi ha messo un insetto, non è giusto? Mi dispiace, caro Sammy, purtroppo sei stato eliminato! Uffa, è un sacco di tempo che siamo qui dentro questi igloo e io ho tantissima fame! Sentite il mio pancino! Signor conduttore! Signor conduttore! Ah, non potremmo avere un po' di cibo ogni tanto? Ben detto, Robby! Io non mi muoverò da questi glu finché non mangerò qualcosa! Cibo! 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 Ok, ok, va bene! Volete del cibo? Sì! Volete del cibo? Allora... Ok, ci penso io, ci penso io! Questo che cos'è? Beh, che cosa vi aspettavate? Il cibo dell'igloo è ghiacciato. Però se riuscite a togliere il cibo dal contenitore, magari lo potrete mangiare. Ma è durissimo, è impossibile mangiare. Toc toc. Come faccio? Magari posso morderlo. Aia, i denti. Ragazzi, c'è una sola soluzione. Dovete utilizzare la testa. Signor conduttore, ma Sammy è stato eliminato, giusto? Quindi il suo igloo non serve più, giusto? Sì, Sammy è stato eliminato, quindi l'igloo è vuoto. Ah, un pezzo dell'igloo di Sammy! Forse così posso rompere il ghiaccio! Oh? Aspettate, ci sono quasi riuscita! Posso farcela? Ed ecco qui, questo è un chicco d'uva! Avevo troppa fame! È un po' fresco. Ci aggiungerò anche la mano. Forse posso riuscire a prenderlo. È difficilissimo. Ce l'ho fatta. Adesso lo potrò mangiare. Benny e Dani ci sono riuscite e stanno mangiando. Tocca a me. Devo farcela. Devo farcela. E tempo scaduto! Non potete mangiare più niente! Ma mangiare del cibo ghiacciato con questo freddo mi ha fatto raffreddare ancora di più! Magari ci fosse un'amica che avesse una coperta da condividere! Ma solo per un po'! E solo perché siete miei amici, vi voglio bene! Vieni, Robby! Ora sì che va meglio! I veri amici condividono sempre tutto. Avete freddo? Beh, potete riscaldarvi con la prossima challenge! Botta ghiacciata. Chi viene colpito verrà eliminato dalla challenge. 3, 2, 1, via! Oh, Sammy! Non ti prenderai mai! Non riesco a prenderti! Guarda qui! Sei scarso! Migliora un po'! Mi sfuggite! Ma non è vero, Sammy! Non riesco a prenderti!
sono stancato. Adesso prenderò Robby una volta per tutte. Cosa? Oh oh, forse l'ho colpito un po' troppo forte. Robby, sei eliminato! Benny, siamo rimaste solo io e te. E allora, Dani, che vinca la migliore! È arrivato il momento della challenge finale! Chi vincerà questa sfida sarà il campione! Robby, Sammy, avrò bisogno del vostro aiuto! La prima che arriverà alla fine del percorso innevato diventerà la regina delle nevi! Sono prontissimo! Non hai speranze di vincere! Peggio per te, Dani! Sei così convinta di vincere? Gne. Certo che sono convinta di vincere! Attenzione! Non sarà così semplice! Ci saranno degli imprevisti! 3, 2, 1, via! È difficilissimo camminare! Uno degli imprevisti! Bravo, Sammy! Continua a lanciare le palle di neve! Dobbiamo andare avanti! Dobbiamo vincere! Robby, parti col secondo imprevisto! Il vento è troppo forte! Devo cercare di alzarmi! Il vento è terminato! Devo cercare di arrivare! Sammy, è il momento del colpo finale! Oh, sì! Carica le palle di neve nel mio cannone d'aria! 3, 2, 1, spara! Benny, è arrivata al traguardo! Uff, volevo vincere io! Mia cara Benny, ecco a te il premio! Sei la regina delle nevi!